Dopo Pescara arriva a Teramo il track della Polizia di Stato per parlare ai ragazzi dei pericoli della rete e del cyberbullismo. La campagna dal titolo Una vita da social vede protagonista un tir attrezzato di sala incontri, computer ed altre tecnologie che fa tappa nelle piazze delle maggiori città italiane. Qual è lo spirito di questa iniziativa? Quello di incontrare i ragazzi. Il track fa tappa in tutte le regioni d'Italia, siamo ormai alla quinta edizione, abbiamo incontrato circa 600 ragazzi ieri, studenti, ieri a Pescara, altrettanti ne incontreremo oggi a Teramo e quindi la Polizia Postale delle Comunicazioni ha scelto per l'Abruzzo quest'anno Pescara e Teramo, è già la quinta edizione, i ragazzi sono molto contenti e interessati, fanno tante domande. Quali domande per esempio? Di tutto, una volta ho sentito dire, sono d'accordo con un sociologo che in occasione di un convegno disse è la prima volta nella storia dell'umanità in cui i figli ne sanno più dei genitori ed è vero, stiamo attraversando un periodo storico in cui i ragazzi sono molto più preparati dei genitori, il gap generazionale con i genitori, con gli insegnanti è molto ampio ed è importante anche per gli insegnanti, per i dirigenti scolastici molto attenti e sensibili a queste iniziative, a questo fenomeno, incontrare la Polizia di Stato, incontrare la Polizia Postale delle Comunicazioni per parlare di tutto, di qualsiasi dubbio. Tra le situazioni più pericolose che i ragazzi oggi hanno segnalato a Teramo c'è quella della creazione di falsi profili utilizzati poi per insultare, incutere timore e postare video violenti. In questo percorso antibullismo, a fianco della Polizia Postale, c'è anche il Corecom Abruzzo, che con i suoi esperti contribuisce a fare formazione su questi temi. Cosa rischiano i ragazzi sulla rete? Ecco, rischiano di essere coinvolti in tante situazioni che possono sfociare anche nelle responsabilità di carattere penale, ma soprattutto uno scontro generazionale tra grandi e piccoli e soprattutto tra giovani e meno giovani che hanno interessi diversi e sfruttano la rete per poter comunicare in maniera errata. L'attività che facciamo di sensibilizzazione è volta proprio a questo, a cercare di creare consapevolezza nell'utilizzo del mezzo, di saperlo sfruttare e utilizzare per attività positive. In realtà abbiamo lo nostro sportello sulla web reputation e cyberbullismo che quest'anno ha avuto anche oltre 70 segnalazioni che testimonia che il problema c'è.